Due giornate all'insegna del verde e dell'ambiente, con la piantumazione di 30 alberi in città, ha preso il via sabato mattina alla festa dell'albero in Viale Magna Grecia, sul lungomare di Crotone, con la piantumazione e l'adozione di alberi da parte degli studenti dell'Istituto Ciliberto Lucifero e l'installazione di una panchina e anche una rastrelliera per le biciclette realizzate in plastica riciclata. A dimostrazione che il ciclo completo dei rifiuti ci porta anche degli elementi di arredo che possono essere utilizzati nelle nostre città. Si tratta di un'iniziativa dove le messe a dimora degli alberi contribuiscono agli obiettivi del progetto portato avanti da Lega Ambiente. Oggi invece siamo in un quartiere di periferia della città. Poi, domenica 19 in via Stati Uniti, nel quartiere Farina, la piantumazione e adozione di alberi da parte degli abitanti del quartiere con la collaborazione del gruppo scout Masci della parrocchia Maria Madre della Chiesa e del comitato di quartiere Tufolo Farina. E con il comando dei carabinieri ricordiamo anche una persona con la piantumazione di alberi, e con questo atteggiamento e con questa volontà di compartecipazione ente, associazioni e cittadini ci prendiamo cura degli alberi piantumati cercando di realizzare uno spazio da destinare alla collettività. 5 ficus australis dell'altezza di 3 metri, 4 alberi d'olivo, 3 corbezzoli, una magnolia e diverse piante di oleandro, doni del comitato Tufolo Farina insieme a quello dei residenti, i quali hanno ricordato il brigadiere dei carabinieri scomparso prematuramente, Francesco Piccinno. Lì era il suo sogno vedere piantati questi alberi. Credo che ciò che sia importante è che emerge la partecipazione anche delle nuove generazioni per consegnare loro forse una città più diversa. Abbiamo aderito a questa che è la campagna nazionale di Legambiente con la consapevolezza che gli alberi sono fondamentali perché contribuiscono a fornire ossigeno al nostro ambiente e a ridurre l'anidride carbonica. Quello che vorremmo realizzare all'interno della nostra città è il raggiungimento di quella quota un albero per ogni nato, recuperando anche quello che non abbiamo fatto negli anni passati, per cui l'invito ai cittadini, visto che abbiamo la disponibilità dell'amministrazione per la destinazione delle zone di messa a dimora, è di contattare Legambiente e di cercare di realizzare insieme il recupero di questi spazi comuni. Crotone ce la può fare per questo obiettivo? Certo che ce la può fare. Crotone è piena di gente che si impegna nel quotidiano per apportare piccole azioni di cambiamento. Quello al quale bisogna porre attenzione è seguire le azioni di cambiamento e lavorare insieme. Io non credo ci sia una strada diversa. Rientra in quelle che sono le nostre finalità come associazione, no? Quello di valorizzare il patrimonio inestimabile del bene pubblico che abbiamo nel nostro quartiere, un quartiere immenso, con tante aree verdi, molte di queste nemmeno conosciute, nemmeno dai cittadini. E quello che rientra nelle nostre priorità è proprio valorizzare queste zone. Come le valorizzi le zone? Attraverso delle iniziative, anche attraverso la piantumazione di alberi. Abbiamo fatto in altre zone le feste dedicate ai bambini, stiamo cercando di attrezzare le aree a luoghi di incontro, non solo per i bambini, perché noi molte volte pensiamo sempre ai bambini, ma noi abbiamo necessità di pensare anche alle fasce un po' più adulte, no? E quindi io qui mi immagino un luogo alberato con delle panchine dove le persone hanno possibilità di incontrarsi e di socializzare. Questo è uno degli obiettivi che noi stiamo perseguendo da tempo e che mi auguro di poter raggiungere, non dico nel breve tempo, ma quantomeno nel medio e nel lungo termine. Una presenza importante è stata il brigadiere per questo quartiere. Il mio compagno per qua è stato una persona molto, diciamo, che ci ha tenuto a questo posto, e lui sognava di vedere tutto questo quartiere verde. Perciò l'iniziativa di adesso sarà solo appunto un'iniziativa, perché continueremo a piantare alberi come voleva lui. Innanzitutto sono stati piantati, donati da me e dal condominio, i 2 ulivi che erano i suoi preferiti. Lui abitava lì con me, il suo sogno era quello di affacciarsi dal balcone e vedere tutto verde. Ci manca molto a tutti. E questa può essere anche un'eredità per le nuove generazioni, il sogno del suo compagno. Sì, lui ci ha insegnato tanto, tanto tanto, e si vede a distanza di 4 mesi che comunque tutti si sono, diciamo,
addentrati a continuare la sua iniziativa. Particolare ricordo poi del cantautore petilino Santino Cardamone. Voglio ricordarlo con due brani che a lui mi dice che piaceva tanto, diciamo. E una è Il Convertito, più o meno so il motivo per cui piaceva a Francesco questo brano, semplicemente perché si parla di cambiamento, cambiamento dal male al bene. Mi chiamo Carmine Camicia Nera, tratto da una storia vera. Mi credevo il più forte di tutti, non tra i buoni mai tra parabutti. Vengo da Petilia Policastro, l'economia lì è un disastro, è un comune calabrese nei paraggi del Crotonese. Ero un bambino, fin troppo vivace, con un'arma agitavo, spaventerò chi non tace. Ah, ah, ah. Mi chiamavano Carmine il dittatore, l'uomo dorato col sangue e l'onore, ebbi un esercito da comandare ed ogni taglio da celebrare. Diedi la vita un giorno in galera ed ebbi in cambio una cella nera. Qualcuno fece il mio nome per mandarmi diritto in prigione. Giurai alla mia donna che vendetta sarà quando un mafioso ti inganna, prima o poi morirà. La 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 la, la 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 la. Prendiamo la vita e la vendetta farà. Al mio avvocato gli sarò grato, la libertà mi ha restituito.